Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi voglio fare un video che non faccio da tanto perché non penso di avere quella manualità e quella fantasia, ma chi mi segue da un po' sa che a me piace, soprattutto nel periodo natalizio, fare dei miei piccoli progetti di Natale, vuoi per far qualche regalino, vuoi per un calendario dell'avvento o semplicemente per le decorazioni di casa. Questa mia passione permane anche se non la faccio mai vedere e questo mi porta tutti gli anni ad andare con gli occhi a cuore in quelle che sono le fiere della zona o anche un po' più lontane di settore. Vuoi amabilmente, vuoi il mondo creativo, insomma, quelle in cui di solito vado sono Bologna. Lì non la fanno più, o se la fanno non mi attira più così tanto, non ci sono quelle che sono diciamo i fornitori che apprezzo di più, i negozi che apprezzo di più. Vicenza, bellissima, molto grande, molto caotica, ma veramente densa, la più densa che ho visto. E quest'anno sono andata a Bergamo, me ne hanno sempre parlato benissimo, è una fiera molto bella, dedicata ovviamente al Natale. Più piccolina, meglio organizzata, meno fornitori, c'erano però quelli che mi interessavano, per cui quest'anno ho colto l'occasione, anche perché nel weekend che andrà, mi pare dal 16 al 19, ci sarà quella di Vicenza. Io purtroppo sono a un matrimonio, ma per fortuna, perché sono una coppia di amici molto speciali e quindi non potrò andare a Vicenza, e ho approfittato di questa mix di eventi per andare a vedere Bergamo. Come vi dicevo, è organizzata bene perché sono due padiglioni rettangolari, simili quadrati. Adesso non ho percepito la forma geometrica perfetta, però gli stand sono tutti molto lineari, quindi voi fate un giro a serpentello e vedete tutto. Ho notato che c'era abbastanza tessuto, nel senso c'era molto per il patchwork, per il cucito creativo, la lana cotta ce n'era pochissima, ma secondo me è un trend che sta un po' scemando. Per lo scrapbooking c'era abbastanza, però era un mix omogeneo, mentre faccio il rapporto con Vicenza, Vicenza ha proprio delle aree specifiche solo per il punto croce, solo per il tessuto, proprio anche il cucito d'abbigliamento, burda piuttosto che non mi vengono adesso in mente Susanna, altri giornali di settore. Poi c'è il settore della carta, poi c'è i gioielli, che a Bergamo sì, c'erano tante cose, ma non era perline in ogni dove, mentre a Vicenza c'erano delle aree completamente piene di perline, perlame, ceramiche da bigiotteria. Quindi era un mix più omogeneo, meglio organizzato come viabilità proprio di percorsi, quindi la gente non si scazzotta. Mi è piaciuta, devo ammettere che forse fra Bergamo e Vicenza, sapendo però a cosa vado incontro, quindi a quel caos, Vicenza offre proprio per il numero più elevato di espositori anche secondo me una concorrenza espositiva più ampia, cioè se uno stand deve fare concorrenza a molti altri, lo stand lo curerà di più, esporrà più idee, più progetti. Bergamo l'ho trovata un po' più soft, però bella, come primo approccio molto bella. Io sono andata con un classico viaggio organizzato tramite Filomania, che appunto fa tutto per il fai da te femminile, di cucito creativo, patchwork, eccetera eccetera, macchine da cucire. Non è il mio campo, però il negozio è di una
amica e quindi so che tutti gli anni organizzano per le fiere e quest'anno mi sono interessata, allora andavano a Bergamo e sono andata su con loro. Vi faccio vedere quindi quelli che sono stati i miei acquisti, le cose che ho reperito. Partiamo proprio da Finomania, dove non ho acquistato nulla, ma solo per aver partecipato alla loro trasferta mi hanno regalato due cartamodelli, uno per una borsa e uno per un... non è una ghirlanda, ma è un... adesso ve lo leggo perché mi sfugge la parola, un fuoriporta natalizio col 25, quindi comunque sono due cartamodelli, due progetti che si possono o riprodurre oppure reinventare, e non è male. Allora, poi io amo tantissimo il gesso, la lana cotta, e quindi ho un mix di acquisti generici. Allora, lana cotta, poi intendo il feltro, una volta veniva chiamato lana cotta, ma, e quindi io che sono un po' vecchia dentro la continuo a chiamare così. Ho preso vari colori perché devo riprodurre delle ghirlande. Vi metto magari, tanto che parlo, qualche immagine qua e là che avevo postato nelle stories di Instagram, per farvi capire che cosa tenderò a scopiazzare. Comunque ho preso questo verde un po' spento, un po' oliva, salvia, per fare delle foglie non troppo cangianti. Questa pua nei toni del tortora, a pua rosso borgogna, un rosso scuro, per rivestire una ghirlanda. E poi a me piacciono i fiori abbastanza basici, cioè quindi non reali, però su questi toni appunto caldi, autunnali, sciabbi, mi piacciono molto. Sto facendo sia degli alberelli con il filo di lana, quindi la struttura in polistirolo, e poi il filo di lana cotta per rivestirli con sopra fiori in feltro, sia appunto la ghirlanda. In più ho preso anche questo qui rosso borgogna, che riprende i pois nel caso volessi poi rivestire questa ghirlanda con dei fiori, così avevo lo stesso tono. Poi non so se ve l'ho già detto, comunque ve lo dico ora, non di tutto ho i prezzi, perché per esempio del feltro qui ci sono gli scontrini, ma non sono neanche sicura che siano i suoi. Poi ho mischiato le varie, sì, infatti non è il suo, nei vari sacchetti, quindi non so veramente ridarvi i giusti prezzi, chiedo scusa, però questo è quanto. Allora, uno dei negozi che io ero andata a vedere tassativamente è la Bottega delle Idee di Lecco. Mi piacciono da morire, lavorano benissimo e io da loro compro fondamentalmente gli stampi in silicone per il gesso, la polvere di ceramica, che poi non è gesso ma è polvere di ceramica, di cui vi feci un video tanto tempo fa appunto nei progettini di Natale, dove feci il calendario dell'avvento, i gessetti, e escono tutti gli anni con delle grandi novità. Quest'anno loro hanno detto che c'erano anche gli altri anni, ma io gli altri anni me l'ero perso. Oltre al loro stand specifico per la polvere di ceramica, c'era di fronte anche lo stand sul tessile e decorazione, e quindi ho speso in entrambi gli stand. Questo qui fa riferimento allo stand appunto delle decorazioni del tessile. Mi ha fatto impazzire questa struttura, che è già un paio d'anni che c'è sul commercio, dove ci sono delle scannellature e vengono inserite le sagome. Sagome in legno che vanno o rivestite o pitturate per essere decorate. Io in realtà l'avevo presa anche l'anno scorso e poi non l'avevo decorata, e questo qui sarà più o meno, se non mi cade tutto, come vengono assemblati o come li assemblerò io, e di questo vi metto la foto perché è troppo carina, mi ci sono innamorata. Qui un po' di prestito ce li ho, perché l'angelo piccolo viene 2,20, 3,30 il medio, 5,50 il grande, e la struttura viene 6,50. Questo tipo di struttura in realtà l'avevo acquistato anche l'anno scorso e me la sono tirata fuori giusto per farvi capire. Quindi sempre la stessa struttura con l'alce e gli abeti,
L'anno scorso, presa l'entusiasmo, l'avevo acquistato, poi non l'avevo fatto perché non avevo altre addobbe in casa di legno, non ho un arredamento in legno, mi ero un attimo fatta prendere un po' così dalle perplessità. Quando quest'anno ho visto gli angeli, ho detto perfetto, tiro fuori anche la mia alce e così ho due addobbi da mettere nei lati opposti della sala e mi fanno comunque un continuum delle decorazioni, quindi ero veramente molto molto entusiasta. Ho preso del tessile, questo qui sono i berrettini che serviranno per gli angeli, per la decorazione, per dei sacchettini profumati che ho intenzione di abbinare a determinati regali di Natale. E poi ho preso dei nastri che non sono altro che delle fasce di lana che servono a rivestire le ghirlande in polistirolo. Questa qui è in un azzurrino con del filato pagliettato, rosso normale e il bianco, e anche dei cordini sempre di lana per fare il chiudipacco in questi sacchettini. Ecco, qui ho speso, per le cose che vi ho fatto vedere, escluso l'alce e gli alberi, 40,20 euro. Sono importi importanti? Sì, probabilmente sì, però metteteci che fate delle cose uniche per voi stessi o per gli altri e secondo me è un buon investimento. Io l'ho sempre vista così. Sempre da loro, però alla sezione appunto del gesso, ho comprato un chilo di polvere di gesso che mi sembra venga a 5-6 euro questo barretto londo, lo spediscono anche online, per cui 5,50. Dura tanto, ma mi piace tantissimo, per cui la ricompro, ne ho un po' di scorta. Poi sempre da loro ho acquistato una, qua mi è rimasto il feltro, lo lanciamo là. Uno stampo in silicone, questi qui sono i battoni, proprio bottoni di Natale, a tema natalizio, quindi c'è la stella, l'albero, l'omino guampepato, l'angelo, l'alce, il pupazzo di neve, stelle, cuori, è proprio carino. Quindi questo qui andrà nella mia collezione. Poi ho preso le lettere in formato piccolino, quindi l'alfabeto per fare scritte, e poi ne ho preso un altro che ha l'omino di pompefato che non mi interessa tanto, ma invece la casetta che mi serve per fare un progetto di una ghirlanda, e quindi ci stava. In omaggio mi hanno regalato la Hazulit, che è la colla che fa attaccare quasi su tutto, mi sembra non sul vetro, il gesso, quindi utilissima per questi progetti. Poi ho comprato un pennarello di questo Style File Marker con la doppia punta sottile da un lato e più grande dall'altro, che serve a colorare i gessi. In questo caso ho preso una tonalità rosa per fare le faccine e mi sa che si è sbagliata a darmi il pennarello, ma l'ha dato con la punta larga, ma fa niente, argento. Poi ho preso sempre da loro questo colore acrilico, Acri Baleno, che è ombra, quindi per fare quello sfumato invecchiato ai gessetti di il mio pennarello, e che viene utilizzato col medium che avevo acquistato l'anno scorso, che non è altro che un liquido che serve a diluire e a far scivolare meglio l'acrilico e dare appunto questo effetto ombra. In un altro negozio invece ho comprato questo Crest Deco, barattolone 13 euro, questo me lo ricordo perché mi sembrava tanto, poi ho deciso di prenderlo ugualmente come importo, ed è praticamente la pasta neve, quella che serve a fare l'effetto neve sulle varie decorazioni. Poi invece, sempre come vi ho detto, ho mischiato un po' le cose, sempre lì da la bottega delle idee di Lecco, ho acquistato questa nuova linea, adesso non ve li tiro fuori perché sono sigillati, dovrei impazzire. Hanno fatto gli gnomi quest'anno, c'era la versione slim, quindi gli gnomi magri, e la versione curvy degli gnomi. Io ho preferito questi slim perché erano un po' più dettagliati,
La femmina aveva il grembiulino, i pantaloncini, i cappelli decorati, per cui ho preferito questa forma slim. Andiamo all'ultimo sacchettino. Ho preso questo cono di polistirolo proprio per il trittico, chiamiamolo così, di alberi di Natale col fil di lana che sto facendo. Ho le misure più grandi e se non stona perché è veramente troppo piccolo rispetto alla versione piccola che avevo dei tre, per cui ho detto però provo 50 centesimi, vediamo come sta. Idem come prova erano questi rocchetti di legno. In realtà ne avevo altri a casa, ma non così tozzetti, ma più lunghi, su cui non rende, però da fare come base dell'albero di Natale, quindi avere una sorta di tronco dell'albero di lana. Volevo vedere come stavano. In ogni caso questi poi ho sempre modo di riciclarli. Una pallina di Natale, anche questa in legno, quest'anno mi sono buttata veramente sul legno, fatta così con l'appoggio, praticamente viene decorata con la pasta neve e poi con degli elementi tridimensionali tipo l'albero di Natale e magari fare uno sfondo in decoupage con una cittadina natalizia, molto molto carini. Altro negozio che mi piace sempre tanto è, se riuscissi a ricordare il nome, sono un po' di scontrini generali, Le Petite Robe Noir, no, non c'entra niente, niente, non trovo, no, eccole, le coccole di Maria Jo, ha tantissimi bottoni e lei riesce a rielaborare come gioielli, bracciali, orecchini, e ho trovato questa versione di orecchini che ho acquistato che mi piace da morire. La ragazza con l'orecchino di perla, i papaveri che mi ricordano la mia Bretagna e Normandia di quest'estate, e Frida Kahlo. Due li regalerò e uno lo terrò. Ho acquistato della Sixis la pistola a caldo con una punta un po' più da precisione, ma fondamentale al tasto on off, così posso spegnerla e non mi fa le colate di cera. Una palla di lana, di filo di lana, assolutamente carino per le decorazioni, perché ogni tot ha questa sorta di pirulino di lana, micro pompon. Poi ho acquistato dalla Magnolia alcuni timbri della Tilda e alcune fustelle, tra cui il camino e la Tilda che mette la coccarda sul camino, gli alberi e una Tilda con il maglione alla Bridget Jones con l'alce disegnato, e l'ho trovata veramente deliziosa. Tra i bigliettini di Natale non mi piacciono i biglietti di auguri di Natale così, ma i bigliettini di Natale con la Tilda così mi piacciono tanto. Ultimo acquisto, e esatto, ho finito, non è altro che una fustella sempre della Sixis, e questa qui è la Asian Flower, costata 17 euro, però queste qui grosse possono tagliare qualunque tipo di tessuto, come di carta, cartoncino, e mi servono per fare quei progetti che io ho visto su Hobby Creation, mi pare si chiami, comunque quelli che adesso vanno tantissimo online, per fare le ortensie. Per cui questa è la dimensione 4 petoli, piccole e grandi, che può andare bene per fare le ortensie, e mi piaceva tanto e ho deciso di comprarla. Questi i miei acquisti, spero di avervi incuriosito, magari lasciatemi qualche pollice in su, qualche messaggio, così se vi va vi faccio quantomeno vedere, se non qui, su Instagram, per cui seguitemi anche lì, i progetti di Natale. E qui è finito il tempo del video, io vi saluto, ciao a tutti!